Notte ancora impegnativa quella scorsa per gli addetti alla pulizia e allo sgombero neve delle strade delle nostre montagne. Le immagini che vedete arrivano dalla strada statale della Cisa, dove gli operai e gli operatori della ditta che si occupa dello sgombero sono stati impegnati per buona parte della notte, facendo ovviamente un gran lavoro e un ottimo lavoro. Queste le immagini che ci sono arrivate in nottata del loro lavoro. Notte che però poi scendendo ha visto la scomparsa progressiva delle nevicate per lasciare alla pioggia lo spazio. Quindi in pianura, nella zona di Fornovo, nella pedemontana, la neve è completamente scomparsa e continua ad essere ancora presente sopra i 400-500 metri, ma anche qua è in via di scioglimento. Rimane invece in crescita nelle zone più alte del nostro territorio, come vediamo da queste immagini. Nel primo pomeriggio di oggi, alle 2 e un quarto, il rifugio Mariotti e il Lago Santo c'erano 1,5 gradi con una buona nevicata. Lo stesso vale per la zona del Lac Dei, quindi a bassa valle, con meno 4,3 gradi a 1250 metri. Neve, ovviamente è freddo, anche a Prato Spilla, a 1350 metri sul livello del mare, e anche a Schia Montecaio, così come a Montio delle Corte, a 1130 metri. Per venire poi nelle zone più vicine a noi, Val di Itacca, anche qua a 1000 passametri, Monchio delle Corti, questa invece è la zona di Bore. Questa è l'immagine di Bore, neve ovviamente in quantità minore rispetto ad altre zone, e anche a Casola, lungo la strada statale della Cisa, una certa quantità di neve, ma con una temperatura pari a 2,4 gradi, quindi neve in scioglimento. Questa invece è l'immagine da Monte Vacca, nella zona di Bedonia. A Bardi, neve quasi completamente scomparsa, se non nei punti di accumulo degli spicci di neve. Per ciò che riguarda la prossima notte, è prevista ancora qualche nevicata, ma leggera, senza particolari preoccupazioni, sopra i 700-800 metri, ma comunque l'accumulo a terra non dovrebbe essere particolarmente significativo. Forse ci stiamo quindi lasciando alle spalle la più importante nevicata di quest'inverno, non lo sapremo. Sicuramente non è una nevicata che possiamo definire storica, ma almeno rispetto ad anni passati che di neve non avevamo quasi vista, è sempre una nevicata.